La prima ammonizione di Pellestrini mi sembra un'ammonizione eccessiva, poi non so cosa abbia detto Pellestrini. Pellestrini sicuramente ha commesso un'ingenuità, che siamo rimasti a quel punto in 10, però la squadra oggi la prestazione l'ha fatta, non posso rimproverare niente. I ragazzi anche in 10 hanno lottato, hanno corso per cercare di recuperare una partita che si era poi messa male in 10. Che cosa è successo nell'episodio del gol? Forse un tocco di un attaccante a stracoscia l'ha un po' sbilanciato, probabilmente c'è stata una presa sbagliata del giocatore. No, quello che mi dice Thomas, dice che ha subito un fallo, io voglio rivedere, lui dice che ha subito un fallo, se ha subito un fallo quindi era una punizione a nostro favore, e invece così non è stato, però ripeto, peccato perché anche oggi un'altra prestazione positiva, però non abbiamo raccolto niente. Siamo all'ottava, le prestazioni, ripeto, le ultime due prestazioni ci sono state, non c'è stato il risultato, ma guardiamo avanti con fiducia perché questa squadra ha dei valori, questa squadra ne verrà fuori sicuramente. Mister, come commentiamo invece l'arbitraggio? Lascio giudicare a voi quello che è successo, tra ammonizioni, valutazioni diverse tra noi e gli avversari, basta pensare quello che è successo quasi al 40° con un centrocampista Fazzi dell'Entella che ha buttato via un pallone, poi un fallo, non è stato sanzionato, alla fine il mio collega l'ha cambiato, non l'ha fatto rientrare, quindi delle valutazioni un po' diverse rispetto alle nostre. Al di là delle prestazioni, la domanda è d'obbligo: dopo tre sconfitte lei si sente in discussione in questo momento? Questo dovete chiedere alla società, l'ho detto anche la scorsa settimana.